Ciao, benvenuto sul canale, io sono Marco, Mary è dall'altra parte della telecamera, noi siamo in camper con musica, Alice sta giocando con gli altri bambini e oggi facciamo la grigliata di Ferragosto. Cosa vuol dire? Che noi stiamo preparando il nostro bellissimo barbecue per preparare le costine e quant'altro e tutto. Ti faccio vedere velocemente, noi oggi usiamo un Outdoor Chef Lisi 57, di questa dimensione, che ti permette di fare sia cottura diretta che indiretta. Ho già preparato il Minion Snake per la carbonella. In realtà io non uso carbonella ma uso i bricchetti. Questo mi permette di tenere in temperatura sempre il barbecue. Adesso dentro c'è il carbone che si sta scaldando. Vediamo, sta diventando già rovente. Tra un po' lo giro, posizionerò le cose e inizierò a preparare la grigliata. Aspetta, ci manca uno. No, puoi partecipare, oggi abbiamo l'aiutante anche, eh. Abbiamo Michele, saluta. Ciao. Intanto tu guardi adesso i nostri video su YouTube e partecipi anche te, se mi dà l'autorizzazione il papà. Autorizzato. Dell'autorizzazione. Perfetto. Adesso sarà la mamma. Ah, perché? Ok. Allora, vabbè, lo tagliamo, lo oscuriamo col pixel. Abbiamo pulito un po' le costine, abbiamo tolto la pleura, messo il rub. Aspetta, non ho visto il rub, fammi vedere. Non lo vedo, lo vedo, l'ho visto. E adesso andiamo ad adagiarle nel barbecue. Adesso ne apriamo un'altra? Minimo. E tirane fuori una. Con quale iniziamo? Iniziamo. Guardiamo, questa è avanzata. Non la vedo. Iniziamo con una Pils. Perché Mauro non si vuol far riprendere, ma lui fa le birre. Gira l'etichetta. No, l'etichetta non è sua. Ah, non è tua. Scusa, no. Aspetta, l'aspetta che mi so io. Aspetta che non la prende. Questo lo riprende, comunque volevo dirvelo. Salsa barbecue. Ottima birra. Vabbè, ma perché quelle buone ce le beviamo. Aspetta che non è stabilizzata perché sto ridendo. No, se tieni premuto si stabilizza anche se ridi. Birra. Pannellino. No. Ha cambiato. Scusate. Le leggende narra che è lo stesso pennello con cui hanno dipinto la Gioconda. Esatto. No, questa no. No, no, no. 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 Risaliamo ancora a Giotto. Ancora Giotto. Prima. Quello che usavano gli uomini delle caverne per i dipinti sulle pareti. Rupini dipinti rupestri. Quello. Guarda, è anche la stessa pittura. Anche lo stesso colore. Proprio quello. Sentita? Sì. Perché comunque sui poi gli avevano fatto pubblicità. Il mio cellulare si rifiuta di farla sentire. Mi ha messa. Ok. Quanto credo
siano. Il grasso sembra che se ne vadano da sole. Il grasso sembra che si stiano per andare da sole. Ma la fa live questa canzone? L'ha fatta dal vivo a Milano. E poi l'ha rifatta da studio. L'ha rifatta in studio. Mi imballi. Adesso vi faccio sentire cosa ho regalato per il compleanno di Andretta. Due giorni prima sono andato a sentire i miei amici di Placcaggio, questi qua, della maglietta. E hanno fatto le cover degli 883, però a loro modo. Allora gli ho comprato il CD. Canta bene però. Chiudi. Te l'ho visto in testa. Anch'io. Possiamo bruciarti. Da questa sudo. Posso finire anche questa? Quella che è rimasta, perché poveraccia, e si è finita tutta sul tavolo. Vado? Vai, vai. Riempi, li anneghiamo. Ancora? Vai, rimettila tutta. Ok? Allora, tu tira su il barbecue. Vai. Conoscerti. Sì, arrivo, quando arrivi lo toglio. Del celebrità, yeah. Facciamo 6 e 6, vai. Mi si è spostata la Eva. Ancora di più. Apriamo un alcol fry. No, ci vuole l'alcol. Devo arrivare a 4 bicchiere di salame.